L'augurio mio, lo sapete, è sempre lo stesso, un augurio di serenità, di bontà e che nella famiglia ci sia la pace. E, intanto, prima di iniziare questa rappresentazione, perché noi non è che ci mettiamo a fare chissà che cosa, il Natale per noi è far vivere ai vostri figli quella che è stata la nascita di Gesù. Quindi voi vedrete che loro questo faranno, oltre al ballettino che sempre ci vuole poi come conclusione. Perché quanto vedrete, quanto ascolterete, dico voi perché devo stare di là a vedere la chiesa, quindi purtroppo non posso godere di questa gioia, ci permetterà di entrare in quello che è lo spirito autentico del Natale, no? Perché tante luci ci appaiono, ma sono quelle luci che da qui a qualche giorno si spegneranno, saranno imballate, si fulmineranno. Invece la luce dell'impegno, la luce della fraternità, la luce dell'obbedienza, del rispetto tra di loro, no? Tutto quanto noi adesso vedremo dietro un canto, dietro una recita, dietro una scenografia, queste luci sono quelle che non si spengono. Allora questi bambini, ai quali davvero diciamo grazie, ci permettono di entrare in quello che è lo spirito autentico del Natale, che è la celebrazione di un incontro tra Dio e l'umanità. E questi bambini oggi un po' rappresentano una scala che unisce noi a Dio, grazie a tutto quello che hanno preparato. Detto questo, buona visione a tutti e auguri a tutti di un santo Natale. A voi grazie, e ai grazie. vostri. Alleluia, Alleluia. Jesus was born in a little village of Bethlehem. A child was born one day. The stars was bright over the place where the child lay. Oh, how beautiful the angel sang. Oh, how beautiful the best rang. Alleluia, Jesus was born. Bravo. Colpito dall'atmosfera soprannaturale che respira attorno a sé.
Come sempre, anche quest'anno abbiamo cercato di rappresentare la nascita di Gesù, così come narrato nel Vangelo, e non come una semplice rappresentazione di Natale, e ciò perché, fra l'altro, permette che i compagni di scuola di nazione e religione diversa partecipino e godono anche loro della gioia e della sacralità di questa nostra festa cristiana. Grazie e buon ascolto. Galilea viveva una giovane donna di nome Maria, figlia di Gianchino e Anna. Essi rispettavano Dio. Le sue leggi erano impresse nei loro cuori. Ecco perché Dio porse il suo sguardo in quella umile casa e mandò il suo angelo dalla giovane Maria per proporle di diventare la madre del Figlio di Dio. Fate tutto questo viaggio, andare a Betlemme, andare a Betlemme.
di noi. Oh, che notte beata, tutta stellata. Hai ragione, Giuseppe, Dio non ci abbandonerà mai. Questo viaggio è Maria che si fa coraggio. Così un passante, vedendo la donna camminare sofferente, le offrì un fienile che distava poco fuori da Betlemme. Maria e Giuseppe lo ringraziarono e si avviarono. Arrivati, Maria era stremata e in preda ai dolori. Si sdraiò sul fienile, dove poco dopo diede alla luce Gesù. Quest'anno ho dedicato il figlio di Gesù. In una grotta lo troverete. Fate presto, da lui a casa.
capo dalle scritture dei secoli. Si fermò sulla capanna, illuminandola dalla sua splendida luce. I re capirono che il loro viaggio era giunto alla meta. Thank you.
quello che dovrebbe dare al mondo? Ad accorgervi che vostri simili esistono come voi e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore. Ad accorgervi che probabilmente la sola ragione della vostra esistenza non è ciò che aprire la vita, ma ciò che dare la vita. A non lamentarvi per come va l'universo e a cercare un luogo in cui potete seminare qualche granello di felicità. Siete disposti a fare tutte queste cose, sia solo per un giorno? Allora per voi Natale sarà tutto l'anno. Thank you.
Signore.